bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un nostro nuovo video. Io sono Xuder. Io la Pani. Allora ragazzi, lo sapete amore mio, non so se lo sai, ma finalmente oggi sono uscite le sfide della settimana numero 4. Quattro, cinque. Ho sentito qualcosa, ma io lavorando, sai. Giustamente, della settimana numero 5. Quindi ragazzi, vi dico subito, tu non so se lo sai, ovviamente so che conosci tutte le sfide della settimana. Ti ricordi qual è quella buggata? No, chiedo. Allora, non se lo ricordo. Allora ragazzi, lo sapete, non vi spaventate. Se per caso non vi dà le kill fatte con la mitraglia, quella da 100 o il minigun, ad alcuni è buggata, ad alcuni non è buggata, ragazzi, credo che sistemeranno nel giro di poche ore, dovrebbe tornare tutto alla normalità. Intanto vi ricordo ragazzi che oramai Approdo Avventurato è diventata Pinnacoli 3 e quindi ragazzi mi raccomando, oltre a fare le 3 kill necessarie ad approdo, vi ricordo anche come trucco: fate passare un 3-4 minuti della partita e poi dirigetevi alla discoteca delle sponde. Scusa, chiedo, non mi dici le cose magari prima, sapevo, ma facciamo il video convinto assieme. Che facessi sapessi cosa devono fare. Secondo alla discoteca tutto il giorno mettersi su quattro lati, ballare, accendere il mappamondo, vedi che le sai le cose, perché l'ho visto ieri sera, se no esatto, manco esatto. Bene ragazzi, quindi andate dentro tutti e quattro con la squadra, ballate ognuno ai lati e fate alzare la strobosfera e poi scoppia e viene giù. No, sì, perché poi viene giù e si spegne e finisce il tutto, l'hai fatto vedere ieri finisce sera. Il tutto. Ragazzi, oggi vogliamo parlare di dell'immagine che ho pescato in giro e voglio insieme a voi, insieme a te amore mio, l'immagine segreta che viene vinta da tutti coloro che completano in questa settimana tutte le sfide, quella che in poche parole ragazzi ogni giorno ci fa ogni settimana ci fa scoprire dov'è la nuova stella segreta. Noi ci rimpiccioliamo un pochettino così non vi diamo fastidio ragazzi, pronti a vederla? Super like per lo Xuder che sgama i leak di prepotenza ragazzi, eccola qua, sbadan, ci portiamo via noi, ci mettiamo, no, qua non diamo fastidio ragazzi, questa è la nuova immagine della stagione numero, da settimana numero 5. Come vedete ragazzi, subito da notare in primo piano la tipa, esatto, che beve latte, che io direi buongiorno, buona giornata a tutti con questa immagine, con la tipa che beve il caffè. Ecco, domani la metterai sul tuo profilo Instagram ragazzi, seguite la Pami su Instagram, dammi il versamento per averti sponsorizzato. Poi c'è ragazzi, come vedete, Omega, che in realtà è semplicemente un attore ragazzi, ormai abbiamo capito che è tutto un cinema e ho delle cose che poi vi dirò ragazzi. Vediamo invece sulla destra il nostro signor Piantolino, quello con la pianta e la faccia rossa, arrabbiato nero perché come vedete sta scrivendo un SMS e probabilmente non ha tre mani. Non c'ha tre mani, ah, è la cosa della è un vestito, ce ne ha quattro, c'è un altro in testa dietro ragazzi, c'è il carburo con un personaggio che fa parte dell'esercito e come vedete in alto invece sospesi nel vuoto il nostro come si chiama, il nostro soldato cromo appeso e una tipa. Qui ragazzi la domanda è dov'è nascosto? Ah! L'ho vista! Ragazzi, oh mio Dio, l'ho pescata, giuro, non lo sapevo. Ragazzi, non pensavo che lo potessimo scoprire così e invece, guardate, sopra il camion del quello del ristorante che c'è a Corso sopra Commercio, in mezzo alla forchetta e il coltello. Guardala. Digli proprio così che è per terra. In mezzo alla forchetta e il coltello, ragazzi, guarda cosa c'è. Aspetta che la ingrandiamo ancora un pelo, non posso ingrandirla più di così. Guardala, l'abbiamo scoperta, guardala di là, tra la forchetta e il coltello ragazzi c'è la stella segreta della settimana numero 5. Beh, io direi che con questo video voi possiate essere felici di poterla trovare, se per caso non lo sapevate la stellina si trova Corso Commercio sopra il nuovo camion della forchetta e del coltello. Il camion no, non è sull'alberello. Non è sulla collina, è sopra il camion. È lì in mezzo
No, dietro c'è un albero, non è in mezzo all'albero, è in prospettiva più avanti. Beh ragazzi, noi vi ringraziamo per averlo visto, super like, iscrivetevi al canale, condividetelo con tutti i vostri amici. Noi ci vediamo in live, ciao!